Salve amici di Auto Digest, Antonella Salvucci è tornata per voi in pole position. Siete pronti? Vi voglio presentare un'auto straordinaria, un'auto che ha fatto la storia d'Italia, l'eccellenza italiana. Il primo esemplare costruito della Ferrari GP512. Antonella, te l'ho spiegato male io. È la BB512, ma bellissima come lei e come te. Questa vettura è anche un esemplare unico perché, come vediamo dalla relazione tecnica, è un preserie usato dalla Ferrari per sperimentare il motore a iniezione. E questo si vede anche dalla targa Modena. Guardate che linea straordinaria! È firmata da Pininfarina, ma è stata disegnata dall'ingegner Leonardo Fioravanti. Berlinetta boxer perché ha il motore centrale, ma anche i 12 cilindri contrapposti. E come potete vedere nei motori Ferrari, la grande caratteristica è anche l'estetica del motore così appagante. Ma vediamo molto brevemente la storia della Ferrari BB, che aveva motore 12 cilindri a V di 180 gradi. Ma non era questa la rivoluzione, era uscita la Miura, c'era la concorrenza, Ferrari che diceva che i buoi stanno sempre davanti al carro. Dovete rivedere la cosa e fece la berlinetta, motore centrale, la prima 12 cilindri perché c'era già stata la 308, 4,4 litri, 360 cavalli, 300 km all'ora. Più tardi uscì la 512 con motore portato a 5 litri, stessa potenza ma maggiore elasticità. Poi nell'81 si adottò al posto dei quattro carburatori l'iniezione elettronica ed è la versione che vediamo adesso. Aveva 20 cavalli in meno, 340, e la velocità massima si era abbassata a 280 all'ora. Insomma, poca differenza, anche perché le strade di allora non è che permettevano queste grandi performance. Certamente è una vettura fantastica che oggi ha quotazioni molto elevate. È sempre una Ferrari. Certo, non era con le finiture delle Ferrari di oggi, era sempre caratterizzata da un aspetto sportivo scarno, anche se si cominciava a badare al comfort per i grandi viaggi. Infatti vediamo che i sedili pur profilati sono molto comodi. L'estetica rimane sempre un capolavoro di questa Ferrari e non può passare inosservata, è veramente un capolavoro assoluto. E quanto è bella anche di colore total bianco, con la parte inferiore nello stesso colore della carrozzeria, in rosso, in argento un po' più scuro nella suggestione della sera, e nell'esposizione di fuori concorso ne vediamo in fondo una gialla. Pronti? E Antonella va a Capri a esercitare il suo ruolo di diva nella rassegna Capri Hollywood.